rispetto al controllo del volume. E il nostro laboratorio dell'università si occupa appunto di apprendimento e memoria. Intanto le definizioni di apprendimento e memoria: l'apprendimento è la capacità di acquisire informazioni, la memoria invece è la capacità di magazzinare queste informazioni per poterle utilizzare quando devono servire. Diciamo, noi nasciamo che conosciamo poche cose, la maggior parte delle cose che conosciamo sono acquisite attraverso l'esperienza e attraverso appunto l'apprendimento. Noi scriviamo, leggiamo, scriviamo, riconosciamo le facce, tutto attraverso la nostra esperienza, quello che apprendiamo durante... per cambiare il... quindi, su tutte le cose che noi apprendiamo... Guarda, puntalo di qua. Ok. Sono tutte informazioni che acquisiamo per la nostra esperienza, quindi leggere, riconoscere le facce, conoscere il nome dei nostri genitori, scrivere, eccetera, eccetera. Tuttavia la memoria e l'apprendimento decadono naturalmente con l'età, nella vecchiaia noi perdiamo la memoria e perdiamo la capacità di apprendere, e nella maggior parte delle patologie nervose e mentali si hanno deficit cognitivi, nella schizofrenia, nel Parkinson, ovviamente nelle demenze. E in questo video vi voglio far vedere una persona amnesica, che è un paziente per un virus, ha perso la memoria, che secondo me è abbastanza significativo sull'importanza della memoria. Partito. È in inglese. Scusate. Beh, non è un problema, ci deve essere. Metti in pausa la vessiva. Vabbè, saremo buoni. About 20. Can you imagine just like to have one night 20 years long with no dream? That's what it's been like. Just like that. Si sente la già su. E in sostanza questo è un paziente che ha un'infezione virale, ha perso la memoria a una certa età, non si ricorda neanche. In the sense it's been totally painless. Which is not something which is very desirable, really, is it? It's precisely like death. If you have no senses of pain, you have no sense of any kind of anything either. I don't remember sitting down on this chair, for example, or the settee as it is. That was unmentioned. I've never seen a human being since I've been the first photograph I've seen of anybody. And who is that picture? One of my sons. I can't remember his name. Questo vuol dire perdere la memoria, vuol dire non ricordarsi il nome del figlio, vuol dire non ricordarsi se si è seduto nella sedia il giorno prima, vuol dire una notte, come dice il paziente, una notte lunga 20 anni. Tuttavia la memoria è tante cose diverse. In questo video vedete invece una ragazza che ha una straordinaria capacità di impilare, vedete, di impilare i piedi. Questo è anche dovuto all'esperienza. Questa ragazza ha acquisito questa capacità con l'esperienza e l'ha memorizzata. Una cosa straordinaria è che, se si può vedere questo altro video, questo qui è sempre il video di Clyde Waring, che è il paziente di prima. E come potete vedere, non si ricorda il nome del figlio, ma perfettamente, era un musicista prima ed è perfettamente in grado di suonare la musica. Questo suggerisce che esistono diversi tipi di memoria: esiste la memoria per ricordare le tracce, esiste la memoria per impilare i bicchieri, esiste la memoria per suonare il piano. In questi tipi di memoria sono indipendenti autonomi tra di loro. Allora, come affrontiamo noi la scelta lo studio della memoria? Sostanzialmente noi affrontiamo lo studio della memoria da due punti di vista diversi. Il primo punto di vista è il system problem of memory, ossia dove la memoria è immagazzinata nel cervello, e visto che ci sono diversi tipi di memoria, dove i diversi tipi di memoria sono immagazzinati nel cervello. Il secondo problema è il molecular problem of memory, ossia quali sono i meccanismi molecolari che consentono l'immagazzinamento della memoria. Allora, affrontiamo prima velocemente il primo problema e poi affrontiamo il secondo, che è quello che studiamo noi. Allora, per affrontare il primo problema, ossia dove la memoria è immagazzinata del cervello, bisogna fare una breve introduzione. Il cervello non è il fegato, il cervello è una struttura eterogenea,
costituita, come potete vedere da questa immagine, da tante aree diverse. Questa è la corteccia, questa è la corteccia cingolata, questa è l'ippocampo, la amigdala, tante aree diverse che nuclei diversi, centri diversi del cervello, che sono caratterizzati sostanzialmente da tre caratteristiche diverse. Ogni nucleo è connesso con altri nuclei, quindi è la connettività della struttura, una prima caratteristica. Ogni nucleo si connette con strutture diverse. La seconda è l'organizzazione intrinseca del nucleo. E vuol dire, alcune strutture del cervello hanno, il cervello sono organizzate come, che ne so, un piatto di spaghetti, tutte disorganizzate, tutte mischiate l'una all'altra. In altre sono molto ben organizzate, in strati, con dei bei circuiti che con un bel input e un output. E infine i tipi di cellule, ossia ogni struttura esprime delle cellule diverse, che hanno delle caratteristiche biologiche diverse, quindi elaborano informazioni in modo diverso. Questa eterogeneità del cervello ha portato a suggerire che il cervello, che le diverse funzioni del cervello possano essere localizzate in aree diverse. E questo fin dai secoli scorsi, questa qui è una mappa frenologica dell'Ottocento, in cui vedete, per esempio, qui è organizzata la speranza, qui è la fermezza, qui è l'immortalità e via di seguito. Ovviamente questa è una mappa dell'Ottocento, le funzioni sono ottocentesche, ora diciamo abbiamo funzioni più moderne. Però la domanda è sostanzialmente il dove, come facciamo a localizzare le diverse funzioni cerebrali. E per fare questo un metodo semplice è quello di mettere in relazione, fare una correlazione clinico-patologica, ossia noi prendiamo un paziente con particolari deficit in una particolare funzione, che può essere la memoria, può essere la capacità di camminare, qualsiasi cosa, e andiamo a vedere se ci sono alterazioni particolari del cervello. Per la memoria, questi sono due setti di dati sulla memoria, questa è una risonanza magnetica in un soggetto di controllo e in un paziente Alzheimer. Noi sappiamo che i pazienti Alzheimer hanno gravi deficit di memoria e come potete vedere in questa diapositiva, qui l'ippocampo, vedete quest'area nera qua rispetto a quest'altra, si ha una degenerazione ippocampale di quest'area del cervello. Questo consente di attribuire una funzione dell'ippocampo nell'elaborare la memoria, memorizzare e acquisire e memorizzare informazioni. Questo è un altro esperimento molto famoso, l'esperimento di una signora che si chiama Elizabeth McGuire. E cosa ha fatto? Lei ha preso dei soggetti che utilizzavano tanto la memoria, erano tassisti londinesi e sono in grado di orientarsi a Londra utilizzando la mappa stradale molto facilmente, e ha calcolato il volume di questi soggetti e confrontato con soggetti normali. Ha visto che in media il volume dell'ippocampo di questi soggetti era più ampio rispetto a quelli di controlli normali. Tutto questo consente di, attribuire a questa struttura, appunto l'ippocampo, un ruolo importante nell'acquisire e nell'elaborare informazioni e nell'immagazzinare informazioni. Questa struttura è una struttura subito sotto la corteccia. Quello che noi abbiamo fatto è un pochettino cambiare la prospettiva e andare a studiare una struttura più profonda, che è lo striato. Quello che noi, lo striato, insomma, diciamo, non è che ha funzioni viscerali, ma ha funzioni più di base, iniziare i movimenti, nel elaborare il piacere, la gratificazione, eccetera, eccetera. E quello che abbiamo voluto vedere è se questa struttura avesse un qualche ruolo nella memoria e nell'apprendimento. Per fare questo, ovviamente, noi facciamo ricerca di base sui roditori. Quello che abbiamo fatto è abbiamo voluto manipolare questa struttura attraverso, come nei pazienti sostanzialmente, per alterare il funzionamento e andare a vedere se avessero una memoria che funzionava normalmente o una memoria alterata. Queste manipolazioni sono manipolazioni farmacologiche, genetiche, di diverso tipo. E ovviamente il topo non è che gli possiamo chiedere il nome del padre, del figlio o quello che sia, o quello che è stato ieri. Quindi quello che si possono utilizzare dei test sperimentali come questo, che è il test più utilizzato in letteratura, che si chiama labirinto d'acqua di Morris. In sostanza, in una piscina piena d'acqua, in cui gli animali devono trovare una piattaforma localizzata sotto il pelo dell'acqua, l'acqua è resa torbida da un colorante. E l'animale, visto che non può vedere la piattaforma, quello che deve fare è costituire una mappa spaziale dell'ambiente, come il tassista di Londra sostanzialmente, per trovare dove è la piattaforma. E quello che facciamo prima una prima fase di apprendimento e poi dopo vari intervalli di tempo misuriamo la memoria. Questo è l'ultimo video, giuro. E questa è una sessione di addestramento di un animale nel labirinto d'acqua. Qui vedete le prime sessioni di addestramento in cui l'animale non sa dove è la piattaforma e quindi nuota nella piscina cercando casualmente la piattaforma.
e queste sono le prime sessioni di addestramento, e poi questa invece è l'ultima sessione di addestramento, anzi la penultima, in cui l'animale, come vedete, si orienta e riesce perfettamente subito a trovare la piattaforma, a raggiungere la piattaforma. Quindi dopo un intervallo di tempo variabile, noi quello che facciamo, mettiamo l'animale nella piscina e andiamo a vedere se sta nella stessa posizione, se rimane nella stessa posizione dove era la piattaforma durante l'addestramento. E vedete, questo animale rimane intorno a quella zona lì, la piattaforma non c'è più per poter misurare più facilmente l'animale. Quindi con queste tecniche noi abbiamo appunto dimostrato che lo striato aveva un ruolo importante nel elaborare informazioni spaziali come l'ippocampo. Per parlare invece dei meccanismi alla base della memoria dobbiamo andare a livello più basso, dobbiamo andare alle cellule, e i neuroni sono uno delle degli elementi costitutivi del cervello. E i neuroni hanno una caratteristica molto interessante, che sono tutte queste ramificazioni. Quello che pensiamo noi è che la memoria sia basata proprio sulla capacità di cambiare, e queste connessioni servono, queste ramificazioni servono ai diversi neuroni per comunicare tra di loro. Quello che noi pensiamo è che sia proprio una modificazione della capacità di diversi neuroni di comunicare tra di loro per imparare e magari immagazzinare informazioni. Lo schema è più o meno questo, sostanzialmente questo è un neurone presinaptico, questo è un neurone postsinaptico, qui arriva l'input, l'informazione. Se l'informazione è sufficientemente forte, si viene a modificare la comunicazione tra questi due, aumenta l'efficienza sinaptica, aumentando il numero dei recettori o quello che sia. Se lo stimolo è sufficientemente forte, quello che succede è si viene a modificare la struttura stessa del neurone, come vedete in questa figura, e quindi la comunicazione cambia in modo stabile. Noi pensiamo che questo sia la base della memoria a breve termine, questo sia la base della memoria a lungo termine, ossia le prime fasi di cambiamento dell'efficienza sinaptica sia quello che ci consente di mantenere informazioni per un breve periodo di tempo. Modificazioni strutturali come queste sono quelle che ci consentono di mantenere invece le informazioni per periodo di tempo più lungo. Qui è... ah no, scusate, no. Questo qui vedete, questo è per far vedere semplicemente la plasticità del neurone. Vedete, questi filamenti si chiamano filopodi, sostanzialmente dimostra che il neurone è dinamico, non è stabile nel tempo. Ora, la nostra domanda che ci poniamo noi sono: se è vero che queste modificazioni strutturali sono la base del mantenimento della memoria; secondo, quali sono le molecole che modificano e consentono di mantenere questa struttura modificata, e cosa induce la modificazione. Ora, non vorrei entrare nel dettaglio molecolare di tutto questo, però questi ci abbiamo tutta una serie di recettori e vari meccanismi intracellulari che studiamo per andare a vedere quali sono i meccanismi alla base della memoria, e questi qui sono in particolare istituti meccanismi recettori NMDA, eccetera eccetera, che sono studiati nell'ippocampo. Noi abbiamo dimostrato che questi stessi meccanismi sono anche coinvolti nelle strutture sottocorticali nello striato, in quella struttura che vi avevo descritto prima. Questo è lo striato, noi quello che abbiamo fatto è addestrare gli animali in questo labirinto. E ovviamente qual è l'attesa? L'attesa è che se noi addestriamo gli animali e questa struttura è importante nell'apprendimento, noi dovremmo avere all'interno di questa struttura delle modificazioni strutturali. E qui sotto vedete le spine dendritiche di un animale che non ha imparato, le spine dendritiche di un animale che ha imparato, vedete che sono molto aumentate, questa è la quantificazione. Quindi abbiamo dimostrato che le cellule di questa struttura modificano questo nucleo, modifica la nuova struttura, la nuova morfologia in seguito all'apprendimento. E abbiamo anche dimostrato che se noi facciamo manipolazioni farmacologiche che bloccano la memoria, noi blocchiamo anche la formazione di nuove spine. Ora, questo ha un suo valore, diciamo così, in termini di ricerca di base, ossia dove è localizzata la memoria, però ha un valore anche in termini traduzionali. Questa struttura, questo striato, ha detto che ha funzioni importanti in funzioni di base, ed in particolare è molto importante nel Parkinson, è una struttura che degenera progressivamente nel Parkinson. Qui vedete un soggetto, una PET scan, un soggetto di controllo, un soggetto parkinsoniano ma presintomatico, e un soggetto in stato avanzato di Parkinson. Vedete, questo è lo striato, vedete che qui è molto attivo e qui progressivamente sia una degenerazione e una ridotta attività.
Noi possiamo rendere gli animali parkinsoniani, questo è un esempio della stessa area cerebrale, dovrebbe essere tutta nera, invece vedete qui è bianca, questa è un'immagine corona, insomma, presa da un'altra prospettiva, quella dall'alto, questa da davanti, eccetera. Questo è, abbiamo reso l'animale parkinsoniano, e quindi in questo modo possiamo vedere prima se rendere l'animale parkinsoniano induce dei deficit di memoria nello stesso modo, e quindi cercare di, questo può essere importante sia in termini diagnostici, perché nell'animale, questo che vedete, è presintomatico, poca lesione, non c'è nessun deficit del motorio come i pazienti di Parkinson, tuttavia ha deficit cognitivi. Quindi testare la memoria in questi soggetti, nei soggetti presintomatici di parkinsoniani, può essere uno strumento diagnostico, e poi ovviamente andare a vedere quali sono i meccanismi alla base della memoria, eccetera, eccetera. Io ho riferito che nella prossima diapositiva c'è tutte le persone, che secondo me è importante, visto i giovani che si parlava prima, e nel lavoro è importante anche sapere che il lavoro del laboratorio è fatto tante persone anche molto giovani.